Capo e ciao Sidix. E l'altro è il disrespetto. Sì, andate. No, ho sbagliato. Ah, sei giusto qualche numero del gruppo, forse. La seconda mi sa. È saltato. Sì. Però devo cambiare quelle cose. Gesù. Vabbè, inizio a commentare io per quel poco che sto vedendo adesso nello schermo. No, ho sbagliato, questo è Matteo. Devo mettere Walsh. No, mannaggia. Ok, è tipo okay. Giusto. Sì, la skin lì c'è un'altra, mi sa, la seconda. No. Ah, ok, sì. Questo però non è winner semifinal. Ah, ho visto, sai, è andato il primo già Matteo. Che cazzo succede? Però devi specificare quale. È morto Matteo, let's go. Questo è il 2 semifinal. E siamo pronti. Arriva un FS, siamo comunque in un buon 74%. Benissimo, ragazzi, adesso possiamo iniziare a castare. Ok, possiamo cominciare. Dici livelli audio in realtà se va bene. Sì. Oh, non forza Lex. Non cerca nessun tipo di catch. Arriva il down hit, arriva il Madrid del cazzo di... No, guarda quel side beat. Il backer comunque risponde, siamo in un buon 116%. Stanno arrivando dei piccoli read da parte di Matteo, che non so se sono volontari. Quello è il salto col Bair. Carino, ti è piaciuto? Ci sono alcuni tecnicismi di Matteo che non so, di Matteo Montanaro. Di Matter, che non so se effettivamente sono volontari o meno, ma sono arrivati. No, le cose comunque un po' le sa fare. Sì, esatto. Non labba troppo, però le poche cose più semplici, soprattutto di tizio. Sì, si vede che è molto vanilla, però sta giocando tanto di intuito. In genere va distinto, ma sembra un po' più studiato a sto giro. Oh, fa il drop col down B che lo prende ed è abbastanza per gimpargli lo stock. Non sa, Matteo. Ha ti beggato quel collino. Che deve direzionare verso l'altro, come di Wolf, se no fa schifo. Oh, cerca di dare un get up attack, ma arriva con diretto il... Legge il... forse il counter. Stava caricando un down smash, è arrivato prima il side, che diavolo è successo? Egli completamente annichilisce anche l'ultimo. Viene ucciso dallo stage. Gimpy Gimp, che non è vero, in realtà non è di bello e buono, però insomma. Era un po' più in là che vorrei vivere. Più là. E fatelo tu. No, tu stai davanti allo schermo, io sto angolato a Cristo. Il okay. Wolf migliora a Lecce, ma si è appena perso. Comunque non so che cazzo se sono in stream. Chi sono? Tu sei il Wolf migliore a Bari, ovviamente. Ah, c'è Andri, ciao Andri, non so se ci sei. C'è Ludo Infa, ciao Ludo Infa. C'è Vain Solara e Zexon. No, ok, mi sa che è tutta gente che sei tu. No, in realtà... Ma laggi c'è tutti quelli che sono entrati. Non Ilario so. Capoccia, ciao zii. Prima stavo cercando di parlare con gli Wolf, ma non c'era, anche se non c'era. Ok, devo vedere... Statistiche Twitch, ok, ecco, vediamo. Non avevo la minima idea che si potesse mettere. Vengo qui sopra. Ma c'è stato lo switch, non è più il Wolf, è la Zero Suit in tutto e per tutto, quindi ci tocca fare l'ennesimo recheck. A posto, quindi base, quindi easy. Siamo in una buona situazione di 20%, Matter se la sta giocando un pochino più paziente e nel frattempo invece sta andando completamente aggressivo, sta cercando il down B che arriva, non è abbastanza per poterlo portare off stage. Arriva la grab, siamo in un buon 87%, potrebbe significare kill se arrivasse il neutral B e poi la B nel centro dello stage. Assurdo. Porta via anche questo stock. Siamo in un buon 50. Sì, altrimenti è uno stock di vantaggio, basta fare un po' esatto. Di danni anche se in realtà in questo momento... L'80% è molto significativo perché Peach ha un buon potential. Esatto, per alcuni momenti è comunque Matter quello che ha lo stage control. Poi chi inizia con le combo ha più confidenza nell'arrivare addosso all'avversario, è sempre 8 sotto tutti i punti di vista. Ma Matter ce la sta mettendo tutta a dare quel poco di aggressività in più. Si vede come Zero Suit in questo momento sta molto più camperando, cercando di gestire lo stage, essendo anche lo stage. Ah, carino piccolo. Quel fade per arrivare sul landing, perché aspettava l'attacco smash che comunque non è arrivato. Abbiamo un altro grab. Il downer conferma con l'up tilt, ma non è abbastanza per portare lo stop, siamo in un buon 152. F-tilt era? Sì. Ah, vero? L'up tilt fa tipo il cuore in alto. Ah, ha ragione. Sì. Ennesimo B. 154% però, percentuale altissima, basta qualsiasi aerial per Peach per killare. E infatti il backer arriva per poter portare il primo stock. Allora, sono rimasti pochissimi, sì, madonna.
che palle. Oh, carino con il Dante e con il nero, visto quel poco di staff che si era permesso. Con gli short up se la cava bene Matter. Se veramente si mette sotto può fare grandi cose, perché ha preso praticamente la parte iniziale del setup. C'è poco da imparare da quel momento, è solo una questione di abitudine. Siamo comunque ad un buon 72%, potrebbe significare che se dovesse arrivare l'up down smash e poi di conseguenza l'up B. Okay. Il terzo conferm di questo tipo. Primo due con neutral B e il terzo con il down smash. Bella roba. Sì, sì, no, un altro ora, rimaniamo con due postazioni. Mentre altre due stiamo staccando. Sì, 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 fa due. Benissimo, abbiamo già messo il match? Sì. Dica. Com'è? Sì, sì, sì. Ok. Quale skin? Ok. Mega. Ci dissociamo ovviamente, perché ci mancherebbe pure. Dove cazzo era? Ah, sì. Pippidi pippidi. L'Incineroar di Matter era da un sacco che non lo vedevo. Vediamo un pochetto come si mettono le cose. Oh, pazzi, pazzi. Sì, sì. Su Kalos, tra l'altro, che per la versatilità forse dovrebbe essere più vantaggioso per Eight. Un Chad, Matteo, è bene, è bene. Sì, 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 sì. Cioè, no, quando senti main di Matter senti un contrasto assurdo. Da un personaggio incredibilmente tecnico che chiede precisione a uno che va esclusivamente aggressivo. Cioè, sono uno un mood e uno l'altro. Le varie facce di Matteo Montanaro. Siamo nel frattempo ad un buon 84%. Un approccio strano da parte sua, ma indubbiamente un approccio. Ma perché stiamo vedendo tante percentuali. È difficile se vuoi prendere sta merda e vincere. E che cazzo? Biasimale il ragazzo, insomma. No, Biasimale il ragazzo. Solo perché giochiamo noi i PG. Io non gioco, però. Nessuno gioca qua in mezzo, praticamente. Ah, peccato per il catch con la V, però comunque tanto touch movement. Che grande, mio padre! Ti confermo con il neutral di basta per poter fare in modo che connetta l'up B e portarsi via anche questo stock. Fino ad arrivare a quel poco di aggressività, Matteo non vuole darla a vincere, infatti cerca il neutral B, lo cerca forse a mezz'aria per poter portare lo stock in maniera più tranquilla. Sta cercando di catchare il down B. Il movimento di Eight è quello che sicuramente sta dando del filo da torcere a Matter, ma saranno questi counter a prenderlo a mezz'aria e fare in modo che l'input più early possa portarlo comunque a questo stock, e siamo in una situazione di nuovo di vantaggio. Continuano ad arrivare tanti side B. Tante mazzate. Siamo comunque nel buon 40%. Immediatamente dopo il down B arriva questo. E siamo in una situazione even. Allora, mi permetterò di dire che in questo momento l'insegnante di Matter è abbastanza bare bones, però stava cercando esattamente quel tipo di timing. Secondo me una volta finita questa cosa la vedremo molto meno spesso. Zanzara nel frattempo un giro per la stanza. Situazione even comunque di percentuale da parte di entrambi. Missa il neutral B con un side B, ma comunque viene pulito immediatamente dopo. Matteo cerca molti punish in aria perché sa di non potersi muovere molto a terra. E questo può essere un vantaggio come uno svantaggio per Zero sul 2-6, che è cosciente di quali saranno i suoi movimenti. Infatti il problema principale adesso è che Matter non è veramente cosciente di come muoversi all'interno. Ma sai cosa? Cioè a livello proprio di aria sa che quel poco che c'ha è il side B e niente più. Il down B di Matteo Victor non riesce bene a prenderlo e questo gli sta costando tantissimo. E di tutta risposta Matteo Victor sta facendo in modo da punirlo comunque di conseguenza. Ma basta un fair per poter portare via anche il secondo stock. Piccola taunt perché quel poco di confidenza serve. Sì, ti è piaciuto. Ah, peccato perché l'ha stannato ma non ci ha fatto granché. No, era un trip, scusate. Prende con il nero in falling e arriva con una jab che comunque porta ad una situazione più alta a lui. Possiamo aspettare il counter che arriva dritto per dritto con il side, ma nel frattempo viene a terra, lo prende con il downer e forse arriva un punish di qualche tipo. È una situazione di tensa da parte di entrambi. Arriva il fair, sta cercando il downer. Madonna, mio figlio, guardalo. No, non va bene. No, non deve far iniziare. No. Questo potrebbe vai essere. Vai di maledetto. No, ma si vede, c'era poco da fare. Sì. No, 80%. Non la sa fare. Che è questo, Riccardo? Switch o stay? Quanto è distrutto. Un uomo vissuto. This is what Villa Convento does to a motherfucker. Ho paura da morire. Non avete idea.
Chiediamo umilmente scusa. Sì. Sappiamo contare, dai. Vabbè, cazzo. Il Rob contro l'Incineroar può essere interessante. Perché se riesce a vincere con il toolkit di Incineroar ed andare di counter, poi potremmo avere uno dei reversal più fighi di stasera. E l'ultima, giusto? Ah, non lo sa. Perché sappiamo tutti che Matteo è un po' più blu. Assolutamente, ma nel tema in questione non poteva che essere giusto scegliere quello LGBT+. Q, scusatemi, mi dimentico sempre una lettera. Sta per qui. No! Insomma, no, niente, va bene così. È per Q, quadrifoglio, perché ci stanno anche gli irlandesi in mezzo. Allora, Palutena? Mi avete fatto switchare adesso? E niente. Smash 4, Smash 4, Smash 4, eccoli qua. Allora, contiamole insieme. Ah, ok, benissimo, non c'è un cazzo a che vedere con nulla. Torniamo in capture. Costava 8 euro. Quella skin è stata pensata con il suono che fa quando viene killata in testa. Ah, ci sono le skin a pagamento, non lo sapevo. Benissimo. Il downer arriva, l'ho formato! Ragazzi, mi sono levato un attimo, non ho visto nemmeno che tipo di conferma ha cercato in quel momento, ma è esattamente quello in cui speravo. Mio figlio, ragazzi. Arrivando un buon 64%. La porta via con il fail, cerca un piccolo approccio per cui sta faticando un pochetto in questo momento, ma continua ad andare aggressivo. Peccato per quel backer. Se non avesse saltato in anticipo e avesse fatto semplicemente una recovery un po' più low, sarebbe stato tranquillo. Io so che uno dei problemi di Matter con Incineroar quando si tratta Vabbè, di... Vabbè, non ha già capito come gioca Matter. Sì, assolutamente. Da però assolutamente... Vedere. Cioè, il problema vero è che recovera low, cioè recovera high solamente con Incineroar perché appunto teme tantissimo l'up B. O cerca comunque di cacciarlo con il down B ed è abbastanza per poter comunque tornare on stage e prendere quel danno con la B tornando in landing. Questo lo porta nel buon 65%, ma... Arriva comunque la grab. Arriva il backer, carino quel momento. Adesso praticamente Matter sta andando di... Sì, sta andando di pattern e sta ridando qualsiasi cosa in questo momento Matter. Ma arriva comunque la B che lo riporta on stage. Cerca di arrivare il left smash, ma non è abbastanza. Siamo a kill percent da parte di entrambi, potrebbe bastare un niente. Probabilmente arriverà con il downer e cercherà un connect di qualche tipo in aria. Arriva abbastanza per poter portare anche il secondo stock. Cioè, bisogna tantato. Sì, si taunta sempre. Bisogna gridare. Oh, guarda che lo cerca per poter arrivare con il downer. Fai il downer. Fa il ruggito. È molto più cosciente e molto più sicuro in questo momento. Peccato che non l'abbia preso con il backer. L'upper comunque basterà per poter portare anche questo stock. Un'altra taunt per poter fare in modo da portarsi via tutto. Peccato che Matter in questo momento se la stia giocando un po' più cauta, si vede che ha comunque un po' paura per l'approccio generale, perché lo stage control in questo momento è assolutamente di Matteo Hicks, continua ad arrivare agli up B, il neutral è l'arrivo in un momento in cui probabilmente il side B sarebbe stata la scelta migliore, e questo gli costa infatti lo stage control in quel momento, teme un ledge trap e infatti cerca di allontanarsi. Siamo comunque in una situazione di percent even da parte di entrambi, arriva il side B, prende lo sweet spot, siamo ad un 86%, cerca il downer ma non arriva. È comunque abbastanza per poter portare la B su quel read, sarebbe stata comunque la fine. È un peccato che sia arrivato in questo momento. Continua a cercarlo, ha scelto l'opzione migliore con quel side B. Se riesce ad arrivare a qualsiasi cosa per poter fare in modo da killarlo adesso e per sempre, questa è la fine. Arriva la B, cerca di prenderla a mezz'area ed è abbastanza per poter comunque allontanarsi dalla sweet spot. Arriva il side B, lo porta ad un buon 113%, connette l'upper ma non c'è. Nella situazione di Sene siamo praticamente la stessa situazione di percentuale da parte di entrambi, siamo ultimissimo stock e purtroppo LSD sull'ultima parte dello stock. No, non puoi! Appena finisco devi cambiare la gamba perché è importante. Posso fare vedere il mio disappunto in questo momento? Posso fare vedere il mio umore?